Ciao a tutti Game Timers! Oggi vorrei parlarvi di un titolo che mi ha appassionato tantissimo. Non è propriamente un indie, a meno che non vogliate considerare tale un progetto che vanta un budget da ben 4 milioni di dollari, di cui solo 1 milione è frutto di una campagna Kickstarter. Arriva dall'Arian Studios, uno studio belga attivo dal 1998, ma che ha raggiunto una certa popolarità solo a partire dal 2002 con la serie Divinity. E questo Divinity Original Sin è il capitolo più recente della serie. Si tratta di un RPG in stile Diablo, con visuale isometrica, uscito nel 2014 su PC e da questo ottobre disponibile anche su PlayStation 4 e Xbox One, con l'uscita dell'edizione Enhanced, con tantissimi nuovi contenuti. Edizione chiaramente disponibile anche per PC. E per tutti quelli che avevano comprato il gioco originale, l'upgrade è pure gratuito. Divinity Original Sin è un gioco di ruolo con combattimenti a turni, che strizza l'occhio agli RPG classici, ma si presenta con una grafica totalmente rinnovata. Vestirete i panni di Source Hunters, figure incaricate di mantenere l'ordine e dispensare giustizia, tenendo sotto controllo i maghi che utilizzano la fonte di energia oscura chiamata Source. E dovrete investigare su un omicidio che sembrerebbe essere stato causato proprio dall'utilizzo della magia oscura. Da lì vi troverete poi coinvolti in un complotto che metterà a repentaglio l'esistenza stessa dell'universo. Che cosa mi è piaciuto? Innanzitutto la sua non linearità. Al di fuori dello scenario principale vi imbatterete in moltissimi eventi e missioni secondarie, mai ripetitive o banali e pieni di quell'umorismo che caratterizza i titoli Larian. E nell'edizione Enhanced ce ne sono tante nuove, insieme a nuovi ambienti, nuovi personaggi e un doppiaggio completo per tutti i dialoghi, anche se chi non mastica l'inglese dovrà accontentarsi dei sottotitoli. I protagonisti nella campagna singola sono due, ma nel corso del gioco avrete la possibilità di aggiungere un paio di compagni d'avventura. E come in ogni RPG che si rispetti, sarà fondamentale creare un party bilanciato per poter avanzare nella storia. Durante la creazione dei vostri protagonisti potrete scegliere tra varie classi predefinite e chiaramente potrete personalizzarli in ogni aspetto. Con l'Enhanced Edition è stata aggiunta la classe dell'Inquisitore, un mago specializzato nel lancio di incantesimi rapidi. Vi parlavo della sua non linearità. Sarete liberi di esplorare le varie mappe come più preferite, ma chiaramente l'ostacolo sarà rappresentato dal livello dei nemici. Per il resto avrete totale libertà di scelta. Potrete attaccare le guardie e gli NPC che incontrerete, indossare oggetti di qualunque tipo e soprattutto potrete completare le vostre missioni nel modo che preferite, perfino borseggiando o addirittura uccidendo gli NPC che ve le assegnano. Un altro punto a favore è rappresentato dall'interazione con l'ambiente, che potrà essere usato a vostro vantaggio o svantaggio se non sarete abbastanza attenti. Ad esempio, trovandovi a combattere in una palude, potrete folgorare i nemici utilizzando i maghi per evocare scariche elettriche. O ancora, provocare esplosioni incendiando barili di gas velenoso presenti nello scenario. Nell'Enhanced Edition sono state inserite granate ed esplosivi per aggiungere ancora più varietà ai combattimenti. Combattimenti che si svolgono a turni, quindi non utilizzerete energia o mana, ma dovrete tenere sotto controllo i punti azione ed il cooldown delle abilità. Per questo, secondo me, il gioco rimane più godibile con mouse e tastiera, perché non è semplicissimo scorrere tra le tante opzioni quando si utilizza un pad. Ma sapete qual è la buona notizia? Potrete giocare così anche su console. Di contro, se vi andrà, potrete usare il pad pure su PC. Con il pad potrete giocare multiplayer co-op in split screen locale, del tipo drop-in, drop-out, godendovi quindi Divinity Original Sin con altri tre amici che saranno liberi di entrare o uscire dalla vostra partita senza interferire o interromperla. E questa è proprio una bella aggiunta. Larian ha anche lavorato sui livelli di difficoltà, inserendone tre in più nella Enhanced Edition. Selezionando il più basso potrete godervi la storia senza preoccuparvi di salvare prima di ogni combattimento, mentre selezionando la difficoltà più alta vi troverete ad affrontare uno dei titoli più impegnativi degli ultimi anni. Io vi consiglio di provarlo, magari approfittando di qualche saldo stagionale. Per gli utenti console è un assaggio di PC gaming, visto il supporto di tastiera e mouse. Mentre gli utenti PC, se lo vorranno, potranno sperimentare quel gameplay da divano, con amici a fianco, tipico delle console. Certo, a patto di spostare il PC in salotto. Insomma, ha qualcosa per tutti questo Divinity Original Sin, e per me è pollice su!